Domenico Trese dall'Errunders Poker Tour, sponsorizzato da Lottomatica. Siamo alle fasi finali con Main Event, mancano 15 giocatori appena, il torneo del 20 in corso. Un bilancio dell'evento, ormai siamo agli sgoccioli. Sì, siamo agli sgoccioli, devo dire anche per fortuna, perché insomma anche le energie fisiche sono arrivate insomma al limite. E devo dire però un bilancio estremamente positivo, con dei numeri record praticamente su tutti gli eventi, partendo dal primo, dal torneo del 3:30 di giovedì con 427 presenze, che appunto penso sia un record nazionale ad oggi, e con l'evento da 5:50 con 240 partecipanti. E poi abbiamo avuto un ottimo main event, devo dire quasi sorprendente, perché non si superavano i 200 giocatori da un po' di tempo. Avevamo 218 partecipanti e oggi abbiamo messo un limite, diciamo il sold out era 3:50 ed è sold out anche oggi. Oltretutto con ampia soddisfazione un po' di tutti, perché lo standard qualitativo dell'organizzazione ha reso così come volevo. E il nuovo team, che è un team fatto appunto anche di competenze nuove ma importanti, sta rendendo ciò che speravamo. Ok, quindi team appunto di competenze nello staff, ma team anche sul campo, sul tavolo da gioco, una vera e propria nazionale del poker sponsorizzata da Poker Club by Lottomatica. Beh sì, questa è una piccola soddisfazione anche personale, perché il concetto del team pro vuole essere anche un po' differente da quello proposto in maniera consueta da qualche altro operatore anche internazionale, perché ho scelto di fatto sei giocatori che sono anche sei ottime persone al di fuori del tavolo e che godono della stima dell'intera community. Sei giocatori con caratteristiche tutte differenti, perché fanno parte di un progetto che li vede impegnati con Poker Club Lottomatica, non tanto come semplici mattatori ai tavoli da gioco, ma piuttosto come dei veri e propri tutor per quelli che sono i nuovi giocatori, che è un numero veramente impressionante di nuovi appassionati che si stanno accingendo a vivere, ecco, con estrema adrenalina quello che è il mondo del Texas Hold'em. E quindi loro rappresenteranno una sorta di riferimento, ognuno con stili differenti, il giocatore potrà in qualche modo rivedersi in uno stile piuttosto che in un altro. E l'altro progetto importante, che è già partito da un mese a questa parte, appunto finisce un mese proprio oggi, del campionato nazionale Magnifici 8. Anche questo è importante, anche questo avrà il suo epilogo, uno dei primi sviluppi proprio qui a Campione tra qualche settimana. Certo, vabbè, parliamo fondamentalmente del campionato dei Magnifici 8, che è un campionato che siamo riusciti a strutturare grazie all'apporto proprio di Poker Club Lottomatica, poiché ritengo che sia quello che volevano fondamentalmente i giocatori. Non un campionato che si rivede come piattaforma di partenza e finale nei casinò, ma piuttosto un campionato dedicato alle associazioni, quindi classifiche dedicate al singolo club e avanzamenti in step che porteranno i giocatori a vivere poi su scenari molto più importanti, che sono quelli del casinò, attraverso semifinali regionali, semifinali nazionali ed una finalissima di fine anno. C'è da dire che non è cosa da poco, che poi il premio finale, che è un premio aggiunto, quindi ciò vuol dire che uno non tratterrà nulla il network, ma tutto sarà riversato in montepremi, ma l'Automatica attraverso Poker Club metterà invece in palio una sponsorizzazione per gli 8 migliori giocatori che emergeranno alla fine del campionato, che consentirà a 8 persone normali, probabilmente 8 giocatori nuovi, di rivedersi per un anno in un team di quasi da semiprofessionisti, quindi vivere un sogno, io immagino, per chiunque sia appassionato, e viverlo durante l'arco dell'anno con la sponsorizzazione in eventi sia nazionali che in una tappa delle World Series of Poker. Quindi tutto ciò offerto quindi dall'Automatica senza estrapolarlo poi dal Montepremi. E, i Magnifici 8 verrà spinto anche in termini
di media ed altro nei prossimi mesi, con anche dei report quasi dei redazionali che vedremo sul Corriere dello Sport e su Tutto Sport in contemporanea con una cadenza bisettimanale, e in più insomma verrà dato un risalto importante sia nelle associazioni che fuori dalle associazioni. Il finalino con la squadra forse ha giocato un po' l'emozione e i risultati non sono stati ancora eccezionali. Direi che in effetti come esordio non è stato certo di quelli proprio brillanti. Abbiamo Alessandro Pastura che è andato a premio comunque nel primo evento, Musso nel secondo, purtroppo Bacci è uscito quasi in bolla al main. E abbiamo nell'ultimo evento qualcuno dei nostri ancora in gara, ci auguriamo insomma che possano onorare quella che è la scelta, ma d'altronde sappiamo che i tornei hanno una storia a lungo termine, no? Quindi non è detto che un ottimo giocatore possa fare risultato in un torneo. Poi abbiamo visto anche Super Spettacolo con Minieri, Nguyen e Giannino. Quello è stato il momento d'apice assoluto, tant'è vero che per un momento ho vissuto un po' di divertimento e relax puro, dimenticandomi che organizzo più che essere uno spettatore divertito. Quindi c'è stata una sorta di sfida di Nguyen a Minieri, purtroppo finita male per Nguyen, perché al di là della forza assoluta, insomma, nella specialità delle zap di Dario, ha subito anche qualche mano sfavorevole in Nguyen, però Dario ha dimostrato veramente di essere in grado di dominare un tavolo, una padronanza assoluta, che poi è quello che ci sorprende sempre, no? Vista la giovane età che spesso dimentichiamo di Dario Minieri. Grazie.